It goes on and on and on. Amore! Buongiorno a tutti! Buongiorno miei complici, come state? Qualcuno si è appena svegliato. Ci siamo dovuti svegliare perché stiamo andando a fare un qualcosa di molto speciale. Ora vi raccontiamo il tutto. Sì! Oggi, quando state vedendo questo video, quindi in questo preciso istante... Sì, amore, sei proprio una spiona comunque. Guarda, saluta, dilli, fa dilli tanti auguri, Laura! Tanti auguri, Laura! Sì, oggi è il compleanno della Lauretta, però lei non ci sarà in questo video perché è una sorpresa. Noi le stiamo andando a fare un super regalo di compleanno e stiamo per andare a prendere tutti gli oggettini che lei avrà già visto, ma che voi vedrete domani con la reazione a sorpresa, che si troverà la mattina quando si sveglia in casa. Quindi diamoci dentro, partiamo con il regalo. Lei potrà aver visto anche già questo, potrà vedere questo video, perché comunque li mostrerò tutto prima delle 14:15. Quindi prima di questo preciso istante per voi. Diamoci dentro e devo volare a prendere il regalo. So già cosa prendere, però voglio tenermi ancora qualche minuto di suspense anche a voi. Vi faccio vedere e vediamo, speriamo di trovarlo più che altro. Sei pronta a fare il regalino alla Laura? Ma di chi è il compleanno? Della Laura. Della Laura o il tuo? Della Laura. Ah, ok, bravo amore. L'ho fatto il mio. Ah, già l'hai, è vero amore, scusami papà, si dimentica. Fino a ieri diceva che era il suo compleanno. Secondo i calcoli, dentro questo centro commerciale dovremmo trovare il negozio di cui siamo interessati. Giusto, Coligo? Amore, ma tu fai vedere sempre le giostrine. Dopo vediamo se riusciamo a fare un saltino. Non prometto niente, amore. Dobbiamo fare troppe cose, questo è il problema. Amore, dobbiamo fare prima due o tre cose, poi anche fuori video andiamo alle giostrine, promesso. Allora, guardate quante belle cose ci sono. Non so scegliere. Quale ti piace? Ne vuoi uno, Auri? Sì. Quale vuoi? Guarda, vuoi vedere con me? Guardiamo se riusciamo. Oh! Quale ti piace? Quello? Papà ha già un'idea e adesso vi mostro tutto. Guardate cosa ho preso. Però voglio tenervi sulla suspense. Allora, facciamo un patto io e te. Sì. Ah, è caduto tutto. Io ti porto sulle giostre. Se tu questa sera, quando arriviamo a casa, non dici niente alla Laura di dove siamo andati. No, io no. Amore, va bene, andiamo sulle giostre lo stesso. Perché il problema è che quando Aurora arriva a casa fa... Anzi, siamo andati di qua, abbiamo preso questo, abbiamo preso quello, abbiamo preso quell'anno, abbiamo preso questo, abbiamo preso quello. Quindi... Sì, ora la porto nelle giostre. Vi faccio vedere già in questo video quello che ho preso, però ve lo mostro alla fine, ragazzi, ci tengo tantissimo. Quindi state fino alla fine e vedrete quello che abbiamo preso. Auri, vuoi fare un giretto solo, ok? Non si fermano, dai, andiamo a fare un giretto nelle giostre. Mamma mia, Aurora, quanto sei viziata! Guarda, io non vado neanche nelle giostre, sto qua tranquillo col ciuccetto e il cerchiellino. Biglietto preso e ora attendiamo solo che finiscano il giro precedente per far salire la piccola Auri. Alla fine l'ha sempre vinta lei. Auri? Auri? Sei pronta a salire? Vuoi andare? Vuoi andare? Aspettiamo che finiscano, amore. Quale vuoi? La macchinetta rosa? Adesso andiamo. Sali? Dove l'ho messo sto coso? Non so dove ho messo il biglietto, amore. Ah, lo passa. Ah, tieni, devi tenerlo tu. Sì, ti metto la cintura. Vuoi la cintura? Sei sicura? Siamo a cintura. Auri, guarda che c'è il biglietto, devi dare il biglietto. Dai il biglietto. Amore.
Come sta crescendo? Ciao! Ciao amore, sei ancora qua però, non è che vai via. Ciao Auri! Oh, ma relax di papà. Adesso ogni giro diventa una pazza. Ciao amore! Salutami! Ciao amore! Non mi considera più! Non mi considera nemmeno più! Non mi hai neanche guardato! Mi sento impotente davvero su queste cose! È più importante un gioco del papà! Guardiamo se mi saluta almeno questo giro! Ciao! Ciao! Ciao amore! No, non mi ha salutato! Però giuro che non ho ripreso una clip e quel giro mi ha salutato, sembra fatto apposta, cioè. Anna. Niente, non mi saluta. Vieni con me. Braccio, vieni. No, vieni giù, brava, salta piano piano. Ancora? Bravo amore. No, vieni di qua, vieni di qua. Dopo andiamo nel trenino. Vieni con me. Ormai è tradizione nostra quando veniamo a Mestre. Ti piace questo tè? Posso assaggiare anch'io? Amore, di che sta cadendo un muccoletto? Due. Adesso puliamo col fazzolettino. Il nostro bubble tea non può mai mancare. Vuoi ancora? Sapevo che dovevo prendergliene molto per lei. Però uno è esageratamente riempiente, pesante, quindi non lo berrebbe mai tutto. Ho capito, lo berrà tutto. Ma come lecca? Addio bubble tea. Mi ha rubato proprio il biberon. Dai baby. Dai che andiamo intanto. Papà ti spinge. Ma no, guarda, tira più su e le palline così restano giù. Vai, tieni, prova. Prova. Bevo io? No. Abbiamo fatto fuori mezzo tè comunque. Ecco, bubble tea finito. Così dal nulla. E ora ci stiamo dirigendo nel negozietto dove dovremmo riuscire a trovare tutte le cose che ci interessano per fare una mini festina sorpresa domani mattina a Laura. Boh. Oh. Dai su amore. Mi dai la manina? Di qua è la manina mia. Dov'è la mia bambina? Dov'è andata Aurora? Dov'è andata Aurora? Dov'è andata Aurora? Amore! Ok, partiamo? Allora ti metto modalità spinta? Aspetta. Carepau! Bau, lo mettiamo qua, bene? Dai, spingi? Ah, ma è stato pure il piede. Bau, gli diamo il ciuccio. Spingi, amore. Che brava! Spingi, spingi, spingi! Pippi, pippi, pippi. Ma mi ricordo quando dovevo mettere la faccina da Aurora e per spingere era l'unico modo che potevo farla vedere. Dai! Cotto, hai capito? Cosa? Spingere cocco per la cosa, capito? Così. Spingere per? Per la cosa, capito? Così! Sì. 3, 2, 1. Eccoci qua, sul superstore che c'è di tutto e di più. Per ogni 10 euro. Mi scusate, ci vedete 5 euro di buono, buono. Amore, andiamo a prenderlo. Non è che siamo venuti qua a prendere ancora giocattoli. Mi sembra che ne abbiamo un po' abbastanza ultimamente. Abbiamo ancora quelli del compleanno da aprire. Oh, anche i bigliettini di compleanno. 50 anni non mi sembra proprio adeguato. Vorrei qualcosa di divertente. Auri, dai che troviamo un bigliettino divertente. Dai, no. No, di qua no. 86 anni, ma posto. Cioè fino a 100 anni! 100 anni, io lo avrò un giorno quello là. Di 100 anni, che bello! Ah, bellissimo! 20 anni! Sì. 20 cannelline creano una bella luce, ma non. Ah, ma non così brillante come i tuoi occhi. Gli dico che l'ho scritta io la frase, se anche già incisa nel bigliettino, non importa. Secondo me è perfetto, è verde un po' verde speranza, però non importa. 20 anni ci sta.
Sono incerto, perché guardate. Scusate per i mille effetti luce, è che coi LED funzionano così le videocamere. Laura ho 20 anni, tanti auguri Laura, tanti auguri per i tuoi 20 anni. A me piace più quello dei 20 anni, però sono completamente incerto, Anche quello tanti auguri Laura è carino. Guardiamo dentro com'è. Guardiamo se riesco a farvelo vedere. Ah, è completamente vuoto. Beh, l'unica cosa è far scegliere Auri. Auri, vieni qua, mi aiuti un attimino? Vieni qua, aiutami un attimino, per favore. Quale ti piace di più dei due? Questo qua dei 20? Prendiamo questo? Ok, allora prendiamo questo, aggiudicato. Questo era il nome, lo mettiamo giù. Dato che abbiamo tutti gli amici che fumano, che ogni volta che vengono a noi trovi mozziconi in giro, quasi quasi a un euro prendo un po' di questo. Aurora, mi aiuti a scegliere questo? Quale ti piace? 10 euro, 20 euro, quale ti piace di più? Questo qua? Io a me che ce l'ho questo qua, però no, non vuoi questo? Vabbè. Ora dobbiamo trovare anche un'altra cosa molto importante. Ho bisogno di trovare una benda, quella degli occhi della notte, perché devo... Aurora, hai volato il coso? Devo bendare completamente la Laura. Stelle magiche. Questo ci potrebbe stare, ad esempio, quando entra. Ti piacciono queste le stelle magiche, amore? Le prendiamo? Esatto, amore, la reazione è uguale, proprio con battiamo i piedi. Ho comprato un sacco di cose, però ve le mostro tutte a casa, che così vi faccio vedere anche come allestisco il tutto e vi mostro il super regalo fatto da Papozzo, Aurora e Bau, anche se Bau non ha tirato fuori i soldini, sì, per la lauretta, quindi ci vediamo direttamente a casa. Siamo a casa. Stiamo usando il ferro da stiro come tavolo d'appoggio. I regali. Allora, abbiamo preso questa scritta. Ottimo. Magari questa la teniamo qua. Ho scritto buon compleanno. Guarda, li tengo qua io questi. Poi abbiamo preso questi qua da usare appena a mezzanotte. Sempre con la lauretta. Se ci chiedete, sì, stiamo morendo di caldo. Abbiamo preso alla fine questo super bigliettino di auguri. Ok. Petali di rosa. Fisi. Da mettere in tutta casa, ma soprattutto mascherine. E questo. Sì, le mascherine verranno messe come benda e questo verrà messo come benda. Per una super sorpresa che vedrete nel video di domani. Della festa di compleanno di Laura, tra virgolette. Quindi, sì. Maicolino si è genialato in qualcosa che però non voglio neanche svelare da voi. E poi una forbice per le unghie, non so perché. Quasi, amore, quasi. Mettile giù come vuoi, ma anche se le lettere sono sbagliate, va bene? Ma penso sia giunto il gran momento. Qua dentro c'è il super regalo di Laura e ci tenevo a mostrarlo perché sono di parola. Quindi, per il compleanno di Laura, gli ho fatto una foto, ho deciso di regalargli questo super anellino, un duo praticamente di anello. Cioè, prima uno proprio l'altro, mi aveva detto che gli piaceva, che ci aveva Laura eccetera eccetera, quindi sì, ho deciso di regalargli quello. Mi raccomando ragazzi, ci vediamo domani per il super compleanno di Aurora. E di Laura, perché ho detto di Aurora io? È che stavo guardando lei e ho detto di Aurora, ma in realtà è di Laura il compleanno, vero? Di chi è il compleanno? È la Laura. È la Laura. Beh, Guida! Mike! Aurora! È tutto, ci vediamo nel prossimo video! In the room can see it, everyone else, but baby, here we go again. Oh, it's probably gonna sound wrong. I promise it won't last long. That I need you to hear me now, 'cause you've
mi dispiace. Guarda, guarda qua.